C'era una volta un ricco mercante, la cui figlia preferita si chiamava Belle. Durante una tempesta, il mercante perse le sue ricchezze e la sua famiglia cadde in miseria. Ma la fortuna tornò a sorridergli. La febbre del remake è malattia comune degli ultimi anni. Stupisce che lo stesso spunto possa essere ripreso e rielaborato da più mani diverse, come nel caso della Bella e la Bestia, che recentemente è stata oggetto di produzione di due serie TV, una delle quali non andata oltre il livello di pilot, e di rumors per più di un progetto cinematografico, come il film di Christoph Gans presentato fuori concorso a Berlino 2014. È una cosa. Non hai preso Gans decide di scavalcare la versione di Cocteau ed attingere direttamente alla fiaba di Madame de Villeneuve, dando più enfasi a parti tralasciate in precedenza, a cominciare dalla premessa della storia ed il mercante caduto in rovina dopo un disastro marino. Conducimi al castello. Nel corso di un viaggio, l'uomo scopre un reame misterioso e lì ruba una rosa, suscitando l'ira della bestia che lo abita, che lo condanna a morte. Belle, la figlia preferita, si sente in colpa per le disgrazie della famiglia e va al castello per barattare la sua vita con quella del padre. Non è peso di voi. A chi appartiene il castello? Tutto quello che è qui mi appartiene. Parlate come un uomo qualsiasi. Mi delude. Rimpolpare la storia con dettagli dall'originale non giova al film di Gans, che risulta senza equilibrio da più punti di vista. Ci deve essere una bestia. Una prima parte più lenta ed evocativa in cui la storia viene introdotta, accompagnata da una messa in scena più favolistica e morbida. Un secondo atto in cui la magia prende il sopravvento, concentrandosi su Belle senza riuscire ad approfondirne il tormento. Un finale chiassoso e caotico in cui le fila della storia non riescono a riannodarsi. Compagno, recuperi il resto del... Limiti di questo nuovo adattamento della Belle e la Bestia, che vengono in parte mitigati dalla cura dell'aspetto visivo. Lo script comunque fatica a comunicare il graduale avvicinamento tra Léa Seydoux e Vincent Cassel, impedendo quel coinvolgimento emotivo che dovrebbe rappresentare il punto focale della favola. L'unico desiderio. La Bella e la Bestia.